conoscenti, passanti, e sì, sto leggendo le scritte che ci sono sotto. Buonasera, buaioli, buongiorno, buonanotte e chi se ne frega. Siamo tornati su Pokémon Neo X, episodio, dovrebbe essere il 13 questo, sì, 13esimo episodio. Siamo esattamente dove ci siamo lasciati, non ho fatto altro, e infatti sto registrando il video nello stesso giorno. Quindi, fantastico. Allora, io direi, per farvi contenti, andrei subito a svegliare quello Snorlax, senza perdere ulteriore tempo. Abbiamo però delle Pokéball e dei Pokémon utili a prendere quello Snorlax, effettivamente? Sì, le abbiamo e le abbiamo. In realtà abbiamo Togetic, utile a addormentare il bastardo. Oppure abbiamo anche Paras, che ci potrebbe aiutare con la paralisi o altro. Non credo che Wubat possa utilizzare la pietra lunare. Poi magari sbaglio io. Comunque, non so perché ho fatto borsa. Sì, per vedere se ho le Pokéball. Ne abbiamo 7. Poi, basta, ne avanza. Abbiamo una Ultra Ball, abbiamo una Mega Ball. Quindi, direi di spammare su questo Snorlax. Ah, una cosa voglio vedere. Ma qua sono già cresciute le piante? Le bacche? No, non è successo niente. Fantastico. Bene, così. Allora, andiamo qua. A sto punto mi verrebbe da dire: sveglialo, lo catturo e voi vi levate dai coglioni. Oh, siete voi. Siete riusciti a recuperare il Poéflauto? Sì, ma non è stata una passeggiata. Ho dovuto faticare un intero episodio. Grazie. Tu sei l'unico in grado di suonarlo, vero? Snorlax è intontito dal sonno e potrebbe anche attaccare. Dobbiamo fare attenzione. Ora comincia a suonare. Sei pronto? Sì, ma perché non posso tirargli una Pokéball come tutte le persone normali mentre dorme? Non dovrebbe essere più facile catturarlo? Che bello di avere di nuovo il mio Poéflauto. Comincia la musica, ragazzi. Oh vai, godiamoci sta scena. Snorlax ha spalancato gli occhi. A me non sembra. Comunque, diamogli retta. Anche se non si direbbe. Opa, ok, scusami. Eccolo qua. Il nostro maccione. Proprio lui. Colui che è a livello 15. Ma che schifo. Bolla. Non lo shottare. Ah, ok, non gli faccio niente. Va bene. Prego, non sottovalutiamo il grassone. Togetic, per favore, me l'addormenti gentilmente? No, perché ho visto che ha un po' di attacco fisico il fra. Ok, soltanto contro il nostro amico Surskit. Va bene, ho capito. Sbadiglia. A posto. Oh, dormirà questo bastardo. Se impari rotolamento è la fine. Oh, magari ce l'ha anche. Che ne so. Con il rasoio quanto ti faccio? Forse ti faccio pochino. Ho salvato prima. Quindi magari se mi muore ha pure la bacca. Va bene, ho capito. Ho capito com'è la situa. Azione. Allora, la prima Pokéball la proverò adesso, buttandolo a vita gialla, per non perdere troppo tempo. Almeno dovrei riuscire a catturare. Che culo! Che culo! Ma che sei grullo? Ma che sei scemo? Ma che ti sei mangiato una piovra intera e tu ti andava di traverso? Ma che cazzo fai? Ok, niente. Va bene. Anche se addormentato e ha vita rossa, rossissima, tipo, le Pokéball sembrano non avere effetto. Io provo con una seconda. Dai, su, uno Snorlax con una Pokéball ci si fa, su, a livello 15, non cominciamo a rompere coglioni, dai! Cristo, non ti svegliare, niente. E niente, è triste, non mi paralizzare. Ok. Direi sbadiglio di nuovo, stavo per fare a rasoio e avrei fatto veramente un casino. Comunque dietro di lui vedo anche un albero con delle bacche. A posto così. Direi che possiamo andare borsa, Pokéball. Proviamo, anche se è sveglio. Non ho altro da fare in questo turno. Quindi, sa che tocca. Niente, va bene, ho capito.
Oh raga, non c'è verso di catturarlo con una Pokéball questo. Sto buttando via soldi. Sto buttando via soldi. Ma forse la Mega Ball che mi hanno dato era in vista di questa cattura, sai? Forse sì. E niente, non c'è verso. C'è proprio verso di riuscire a vivere. Ne ho ancora tre, non trollare. Uno. Io non so che cazzo di... No, dai, ancora. Ho tutto il giorno libero, come direbbe il mio amico Capitan America. Sta per assopirsi, azione. Che palle, Snorlax, che palle. Mi stai facendo due balls così, eh? Altro che poche balls. Niente, non c'è verso, raga, di catturarlo. Lo sto addormentando in tutti i modi possibili, ma non c'è verso. Ti prego, gioco, non mi mandare tutto in bacco. Ho finito le Pokéball, via. Vi ricordo che il silenzio vale più di mille parole, figlioli. È già la seconda volta che succede, eh. Comunque abbiamo uno Snorlax. E che fai, lo butti? Assolutamente no. Desiderio? Ma lo fai dimenticare su... Oh, cazzo, e che gli faccio disimparare? Togetic, o ci abbandona Sbadiglio o ci abbandona Metronomo. Raga, allora, Metronomo è una delle mie mosse preferite, va bene? Però mi rendo conto che è una mossa un po' troppo cazzara. Assorbibacio... È un attacco che ridà vita, desiderio ridà vita, ok. Però effettivamente ha più senso avere un assorbibacio che un desiderio, forse. Potrei non far imparare desiderio a Togetic, però è abbastanza utile come mossa, specialmente se usata insieme a Sbadiglio. Quindi io sfortunatamente tolgo Metronomo. Oh, al massimo gliela posso fare sempre reimparare, eh. Non è che muore nessuno. Lo so che è una mossa che ci ha salvato il culo diverse volte. Con la fortuna che abbiamo. Oh, grazie! E anche l'ultimo uccello si evolve dinanzi a noi. Snorlax è sempre il tipo normale, non ha cambiato niente con lui. Va bene così. P-Dub. Femmina, ovviamente. Evolviti. È iniziata abbastanza bene questa puntata, eh? Dai, me la sento. Oggi si fa qualcosa di decente, si fa qualcosa di ganzo. Però non andrei subito avanti. Andrei prima a sfidare gli allenatori che abbiamo lasciato indietro. Per ovvi motivi, ragazzi, perché sennò se non lo faccio adesso, non lo può più. Va bene così. Abbiamo un Tranquil, una Tranquil, ovviamente. Forte, ha trovato una Snorlax. Furfur, di nuovo. Ma basta! Oh! Non so suonare il pokeflauto, per me è solo un soprammobile, ma tu che lo suoni fin da piccolo saprai trarne una melodia sublime. Anche il mio frufru sembra apprezzare la tua musica. Beh, certo, i miei favolosi spettacoli di fuochi d'artificio gli piacciono ancora di più. Sì, certo. Però devo dire che una volta eri più bravo a suonarlo. Vabbè, te lo lascerò così potrai esercitarti. Fantastico, quindi il pokeflauto è tornato a essere... lieto fine, a posto, è tornato ad essere il cimelio del castello abbandonato. Ma per caso quello era un tentativo di riconciliazione? Bah, comunque tutto è bene quel che finisce bene. Io ho uno Snorlax e te no, godo, ah ah ah. E ora attraversiamo il ponte, ci aspettano nuove avventure. Io in realtà buon dietro. Perché ragazzi, lo so che siamo nella merda, lo so che siamo in un percorso di merda, lo so che siamo indietro, non c'è la seconda palestra. Io, ragazzi, non l'ho fatto io il videogioco. Va bene, non l'ho fatto io il videogioco. Dovete ascoltare me. Io vi dico che se gli allenatori non li battiamo adesso e non andiamo a prendere i Pokémon che abbiamo lasciato indietro, poi mi farete un mazzo così, perché alla fine sarò sempre lì a dirvi, raga, bisogna... catturare i Pokémon, li abbiamo lasciati indietro. E allora io, raga, che vi devo fare? Che cacchio vi devo fare? Non vi posso dire altro. Bisogna per forza andare a prendere quei bastardi. E prima, ovviamente, in questo episodio ci occuperemo di distruggere i team avversari. In questo caso ci teniamo il nostro caro amico
Paras, che se ne va in questo caso in prima posizione, perché è quello che deve accumulare più punti di tutti. Togetic e Frogadier sono sempre i nostri amati amici. E io direi di metterci anche a sto punto, per il meme, un bellissimo Snorlax all'interno del gruppo, perché tanto gli altri si evolvono quando minchia gli pare. Sì, direi di sì. Andiamo, ci mettiamo uno Snorlax qui. Va bellino. Snorlax, sei il membro più vicino alla mia squadra, ma non sei nella squadra. Ecco, canonica, intendo. Buono, allora, andiamo subito al percorso 7 a fare il culo a quegli allenatori. Perché oggi, raga, bisogna finirne una. Bisogna finirne una, perché sennò non c'è verso. Da dove si passava? Da dietro, se non sbaglio. Passo accanto ai cespugli, se mai mi capiti qualche pomolo interessante, che vi devo dire. Boh, non direi di salvare. Non so effettivamente a che livello mi capiteranno i Pokémon avversari. E Snorlax non credo che faccia molto. Che possa fare molto. Ok, qua c'è una Pokéball. Antidoto. Vabbè, non lo butti via. A posto. Vediamo un po' che... Ok. Bene. Non ho le Pokéball, sono un coglione. Ed ecco, è una Espool. Fantastico. Devo tornare indietro a prendere le Pokéball, perché altrimenti questi Pokémon è inutile trovarli. Oh no. Perché non è super efficace su Paras? Ah no, perché è erba. L'hanno reso erba. Eh sì, mi sa di sì. Taglio furia, quindi gli faccio male? Direi di sì. No? Taglio furia. Sì, gli faccio malissimo. Ok. A questo punto fallo fuori, visto che non vuole lasciarti andare. E... Spargi spora, godo. E dicevo, torniamo un attimo al centro, perché bisogna comprare le Pokéball. A sto punto me ne compro 20, perché raga, i soldi ce li abbiamo, vanno usati. Lo so che non è una frase da me, però insomma, ci siamo capiti. In questo caso vanno utilizzati, in quanto servono alla nostra costituzione. Io passo, ecco appunto, passo da questi cespugli per vedere un po' che c'è. Così almeno mi rendo conto. Venipede. Anche la sua linea evolutiva è molto granza, eh. Fatelo dire, amico mio. Colo morso. Non dovrebbe togliere troppo. Vediamo se ho qualcosa. Tipo una Mega Ball. Forse te la meriti, se no. Boh. Fatemi vedere una cosa. Veloce, eh. Una cosa veloce. Voi vedete soltanto che cosa. Quanti effettivamente se ne trovano in questo percorso di Pokémon. Ok, nei cespugli posso trovare Audino e Venipede, quindi abbiamo trovato. È l'unico che sta nei cespugli. A sto punto io direi... Proviamo con la Prender Ball, tanto ce ne danno altre due adesso. Vai. È addormentato, ha vita gialla, ci può stare, non fare il meme. Va bene, a posto. Abbiamo completato i cespugli. Non dobbiamo più cercare nei cespugli. Contenti? Abbiamo platinato questo percorso. Adesso bisogna platinare il percorso 7 est e il percorso 7 ovest. Non lo faremo oggi, ovviamente. Però almeno abbiamo un Venipede. Che male non fa. Tra l'altro direi di metterci una squadra, perché se non ricordo male Venipede si evolve molto presto nello stadio di Whirlipid. Infatti mi pare che si evolva in Scolipid, quindi all'ultima evoluzione, a livello 30. Questo lo so perché... L'ho tipo portato su in Pokémon bianco e nero. Quindi se non l'hanno cambiato dovrebbe essere quello il livello. Di conseguenza mi pare che si evolva o al 20 o al 15. Non lo so. Però a sto punto meglio portarcelo in squadra al posto di Snorlax. Mi dispiace Snorlax, lo so che sei un fra. Però a sto punto mi sa che tocca Venipede. Perché tra l'altro non hai strumenti. Non hai strumenti, non hai strumenti, ok. Non c'era la Audino Ite per... Perché non esisteva Audino Mega. Sì che esiste Audino Mega, ma non mi ricordo se l'hanno aggiunto in questa versione. O se è una roba di Rubino Omega, Zaffiro Alpha. Non lo so ragazzi. Ultra Sole, Ultra Luna, sai, casino. Hanno fatto questi Pokémon. Comunque, non ho preso le Pokémon. Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Sono un coglione, sono un coglione, sono un coglione. Spam nei commenti, Gabri, sei un coglione. Su, su, ragazzi, su. Commentate, commentate, perché gli fa buono commentare a volte. Dammi tutto quello che hai. Questa è una rapina, mi dissocio. Quante ne posso comprare? 49? No, amico mio, io te ne prendo 20. Perché al momento non voglio, non voglio, non voglio
spendere troppi soldi. Ho visto che ha Luminopoli. Lì dovrò spenderli i soldi. Ma di quelli... Tanti soldi dovrò spenderli. Qua? Dove si va? Ah, ok, qua è il ritorno. Ok, perfetto. Allora, ho capito che l'accesso a questi due percorsi, est e ovest, è di là. Non c'è niente da fare. È esclusivo di qua. Ok, cominciamo di qua. E affrontiamo gli allenatori. Ripeto, non sono qua per catturare i Pokémon, però ci sono allenatori. Questo chi è? Ho trovato qualcosa. Avevo visto qualcosa. No, guarda chi c'è, è il mio amico. Il mio amico Grimer. Da catturare immediatamente lui. Dovete sapere, raga, che io ho un affetto per Mac. Lo so, ragazzi, lo so che cosa potreste pensare, però... Che vi devo dire? La precisione cala, sì, lo so. Perfetto. Allora, come lo butto giù lui? Perché se uso una mossa psico di Wubat, potrebbe effettivamente finire male. Fango. Grazie, amico. Adesso sì che sono porca di quella puttana, eh? Porca puttana. Perché? Per quale minchia di motivo devi rompere i coglioni? Garanzia. Vai. A posto. Non gli ho fatto niente. Quanta resistenza c'ha? Ma che sei grullo? Ma quanto mi leva? Ma quasi quasi io gli faccio un danno super efficace. No però, perché sennò mi sa che è buriana. Raffia, quanto gli fa? Ok, già meglio. A sto punto mi verrebbe da dire... Proviamo a catturarlo così, se no tocca un intervento di Togetic. Eh sì. Pokeball, vai, a posto. La prima verrà usata su Grimer. Entra. Ti prego, ho bisogno di un Mac bello grosso, sì. A posto. A me garbano i blob viscidosi, ragazzi. Che vi devo fare? Ammazzatemi, ovvio. Olè, Grimer, a posto. Preso anche lui. Ovviamente più ne prendiamo adesso, più i prossimi episodi di cattura dureranno poco, ragazzi. Ah, vedi, allora che c'era qualcuno. L'erba più intorno è più alta di... L'erba qui intorno è più alta di me. Ci si può trovare nascosti dei Pokémon. Ho già sperimentato, amico mio. Hai un Pokémon soltanto. Luxio. Un Pokémon più problematico non me lo poteva mettere. Cioè, voi... Capite bene che siamo nella merda, vero? No, perché sapete bene che io ho... Non farmi troppo danno, ti prego. Ok, bene, almeno è avvelenato. Ma capite bene che io ho Togetic, che è debole al tipo elettro, e Frogadier, che è tipo... che è debole al tipo elettro, vero? Quindi mi spiegate come dovrei fare io a fare... Cioè, a farlo fuori? Come faccio a farlo fuori? Niente. Tris. Luxio continua a perdere vita. Il nostro Wubat è già morto di suo. Surskit si becca un tuono shock e finisce per terra. Quindi attacco rapido magari sarebbe gradito. Quantomeno. Almeno gli fai un pochino di danno. Non devo troppo. Ok, scintilla. Che bello, ragazzi. Che bello. Che bello poter allenare questi cazzo di Pokémon. Venipede, io credo in te. C'è rotolamento o qualcosa? Non lo so. Ha davvero rotolamento? Granocchio. Non sciottarmelo. A posto. Non ci voglio credere. Wubat non provo nemmeno a buttarlo in campo. Tanto... Allora, l'unico è Frogadier. Perché? Perché... A parte, Luxio è tipo buio. È anche tipo buio, se non sbaglio. Quindi, tecnicamente dovrebbe... Vabbè, comunque, idropulsar. Bon, a posto, abbiamo vinto. Bastava l'intervento di Frogadier per buttarlo giù, ragazzi. Non... Niente di che. È stato epico lottare con un allenatore più forte di me. Grazie dei 1600, amico mio. Però adesso mi tocca tornare al centro Pokémon. Ragazzi, come farò? Come cacchio farò? Come farò? È impossibile, c'ho Pokémon deboli. Voi dite, no, non devi allenare i Pokémon, perché c'è Pokémon deboli. Ma perché poi ci rompi i coglioni.
Sprechi la tua vita. Però poi fanno tutti cacare, a parte gli unici due che ho messo in squadra, ovvio. Vuoi far riposare la tua squadra? Sì. Ah, ragazzi, che mi dite? Io stasera sono molto stanco, quindi probabilmente sarò meno attivo del solito. Però avevo comunque voglia di registrarlo questo video. Spero di potervi intrattenere allo stesso modo. Ci provo, diciamo. Ok, questo lo mettiamo qua. Però non so per quale motivo io abbia aperto il box. Effettivamente, per quale motivo ho aperto il box? Ci sono tutti i Pokémon che si devono evolvere nella mia squadra. Voglio dire. Vabbè, comunque, intenzione ve l'ho già detta. Oggi è quella di affrontare stellinatori. Non so se riuscirò a affrontarli tutti oggi, ma almeno una parte del percorso me la vorrei levare, sinceramente. Diciamo che c'è molto da fare in questo percorso, quindi ho paura che ci passeremo del tempo, molto tempo. Io più che voi non volevo prendere un Pokémon, però a quanto pare tocca. Nidoran femmina, bene. Altro Pokémon che potremmo mettere in squadra, anche perché al prossimo livello si evolve. Allora, abbiamo capito che Paras non è adatto a questa lotta. Chi è adatto a questa lotta? Wubat. Ma Wubat mi sa che con una mossa, con un cuore stampo, lo butta giù. Io però ci provo. YOLO. Nel caso in cui lo butta giù, magari mi prendo un po' di punti esperienza. Che dite? Cuore stampo, andiamoci giù pesante. Vai. Ok, l'ha shottato. Va bene. Abbiamo capito che Wubat è troppo forte per gli standard del giorno. E che qua si può trovare anche Nidoran. Non so se è solo la femmina o anche il maschio, però insomma, quello andrà visto. Ora, dico io, no? Ci sono delle Pokéball nascoste o qualcosa? Secondo me c'è di tutto qua dentro. Ok. Sono al massimo della felicità. Pensi di potermi battere? Non so se sei una donna, un uomo, un asino. Ok, è un uomo. Volbite e Lumise, fantastico. Io non so veramente che questi Pokémon, raga, fanno schifo. Mettetevelo bene in testa. Volbite e Lumise fanno cacare. Ma fanno veramente schifo. Cioè, come si fa? Io vi giuro che non pensavo che avessero queste mosse. Non pensavo avessero questa mossa. Potrebbe essere un problema. Oh no. E adesso? Butta giù Volbit perché quel tuono pugno è veramente. Paras, ce la fai a fare un cacchio di velen polvere o devi rompere i coglioni? Ce la fa. Oh, Cristo Gesù. Dio buono, ti ho chiesto proprio un sacrificio madornale per mettere un velen polvere. Wubat, te sei tipo volante. Non credo tu sia più veloce di Volbit, probabilmente ti shotterà. Però nel dubbio, forse puoi fare raffica su Volbit. Tuono pugno. No. Niente, Tris. Meno male. Dio Cristo. E niente, indovinate a chi vanno tutti i punti esperienza? Ancora una volta, ciao. Ragazzi, che vi devo fare? Forse non è stata una buona idea mettere primi gli altri. Forse dovrei mettere primi direttamente Togetic e il nostro caro Frogadier. Almeno. Sai com'è? Idropulsar su Volbit. Ha buttato su Volbit, ragazzi. Assorbi bacio su. No, è rasoio. Su entrambi, anzi. Vai. Idropulsar. A posto. Pure confuso. Ora voglio vedere se rompe coglioni. Ah! Godo, sai. Che mi ha shottato tutti, imbecille. Ora, ti prego, amico mio Togetic, lo fai fuori? One shot. One shot? No, niente. Vabbè, comunque il nostro caro Paras ha fatto il suo e noi possiamo tranquillamente usare un attacco rapido e buttarlo giù. Ovviamente ho usato non effetto su Illumise? Che vuol dire non effetto su Illumise?
Mi è tipo spettro, ma che cazzo vuol dire? Non è che gli hanno cambiato il tipo, perché ora ci penso c'ha pugno ombra, che cazzo era quella mossa? Gli hanno cambiato il tipo il Lumise Volbit? Sapete che potrebbe essere una cosa interessante? Vabbè. Ok, meno male. Ma qua c'è una Pokéball? Mi sa di sì. Ok, infatti l'avevo vista, velocità X. Bene. Qua c'è altro? Non direi. Buono, possiamo... E niente! Pure! Ma tutti i tipi veleno qua, tutti i tipi veleno. Ma che è sta roba, oh? Boh. Morso. Yolo. Non avere veleno punto, per favore. Non è andata bene una. Bene così. Tra poco non riuscirò più neanche a catturare un Pokémon. Toccate che livello 30. Abbiamo già due Pokémon a livello 30 e passa, ragazzi. E gli altri sono al 20. Figuratevi, ma vabbè, sono destinato ad avere una squadra più potente, ovviamente una squadra più debole, cioè nel senso che la storia di Pokémon non può stare al passo. Però voglio dire, Cristo, Cristo. Andiamo indietro un pochino a prenderci, a curarci più che altro. E a sto punto metterò Frogadier e Togetic in cima alla squadra, perché sennò gli altri non prendono punti. Ho già capito come funziona la situa. Eh sì. Dai, che l'episodio sta durando anche troppo. Nel senso che è da un po' che non abbiamo fatto un cazzo. Abbiamo sfidato due allenatori, abbiamo preso uno Snorlax, ma non credo che il contenuto sia sufficiente per questo video. Non rendermelo un video noioso come il precedente, perché il precedente penso sia, ecco, episodio 12, worst Pokémon Neo X episode, perché è veramente un episodio dove non succede un cazzo dall'inizio alla fine. Ah, andiamo avanti. E quella ship, ragazzi, io vi invito caldamente a bannarla dalla vostra esistenza, perché è veramente una cosa orribile, secondo me. Ok, c'è un'altra. No, non ho messo i Pokémon davanti perché sono un coglione. Ah, il problema non si pone. Cioè, in realtà si può. Porca di quella puttana. Ma come si fa? Tutti su Snivy. Sì, e non ci arriva. Vobat serve. Non ci arriva. Non ci arriva. Ah, a parte ora sono contro lui. Macchiolo, veleno in polvere su qualcuno. A posto. Cresci pugno. Grazie. Non so quale sia il tuo obiettivo. Ovviamente, veleno in polvere non potrà mai fallire. Ma certo che fallisce. Cresci pugno anche lui. Si stanno boostando. Lo vuoi? Oh, grazie. Grazie Gesù. A posto. E il nostro Pignite è avvelenato. Ora, voglio dire, no? Lotta. Cambia in Wubat. No, in Wubat. Voglio Wubat. Sappiamo tutti che Pignite è anche tipo lotta, no? Fagli danno. Grazie. Fuoco pugno. Ha fatto male. Ok. Però Wubat è quasi al livello 21. Io direi di cambiarlo e finire con un felicissimo attacco bolla del nostro caro amico. Non mettere Servine. Porca di quella puttana. È uguale. Bello. Questo attacco mi è stato molto utile. Con Kilama. Ganza l'animazione. Mi garba. Però non è quello di cui ho bisogno in questo momento. In questo momento io avrei bisogno di Togetic. Per favore, salvate la giornata, perché veramente è una cosa che non si può guardare. Stavolta va con Kilama di nuovo. Grazie mille. Minchia, togli, però la difesa di Togetic diminuisce. Vabbè. Io direi Aerasoio. Lo sapevo che cambiavi, bastardo. Prenditelo tutto nel culo. Vai, shottato. Grazie, amico mio, che sei a livello 30, hai shotti tutti. Quello è salito al 21. Almeno si prende un po' di punti. Surskit, non rompere i coglioni e sali anche te. Te dimentica subito questa cacchio di raffia che è inutile. Non sai fare niente, Dio buono. Volbit. Sì, Volbit. Volbit. Ce l'ho con Volbit, ragazzi. Paras è sempre più vicino all'evoluzione. Anche se dubito. Ok, Spora. Buono.
Se non sbaglio, fa addormentare il bersaglio, esatto. Veleno in polvere, coleo morso, taglio furia. Io direi leviamo coleo morso. Perché taglio furia aumenta ogni volta che lo uso di potenza. Quindi spora e veleno in polvere ci sta. È come sonnifero il veleno in polvere. Sono scritto livello 21. Anche lui è più vicino all'evoluzione. Veni più di salita di livello 12. Inseguimento, buono. Al posto di sicuramente non riccio scudo o rotolamento perché quelli servono. Veleno spina. Stridio, stridio, leva stridio. Lo so che è utile, però ha una precisione bassissima e sinceramente mi serve spazio per inseguimento a questo punto. Buono. A te, di nuovo, hai rasoio. Bravo, fallo fuori. E siamo già al secondo buttato giù. E beh, benissimo così, va benissimo così. Prendiamo punti. Prendiamo punti. Ok. Va bene. Venipede salita a livello 13. Va benissimo, va benissimo. Vedete che funziona se metto i Pokémon forti davanti? Ci credo, cazzo. Assorbi bacio, almeno ti prende anche la vita. È super efficace? Perché? Perché è anche tipo buio. L'hanno reso tipo buio, Dewott. Vabbè, fantastico. L'hanno reso tipo buio, a quanto pare. Wubat livello 22 si evolve. Oh, finalmente una cosa positiva è accaduta, ragazzi. Finalmente. Sarski livello 22, anche lui si evolve. Venipede livello 14, fantastico, ragazzi. Oh, questa sì che mi è servita come lotta. Levatemi sti due obbrobri, per favore. Levami Surskit, mi sono rotti i coglioni, mettimi maschera. Grazie, grazie, grazie. La gioia di avere i Pokémon evoluti. Finalmente, dopo tutto sto tempo, che rompevano coglioni, non si volevano evolvere. Due episodi persi per farle evolvere, non si evolvevano. Ed eccolo qua, Masquerain. Ah. Finalmente un Pokémon evoluto. Oh, Hydro Pulsar pure, grazie. Bella gioia questa, bella gioia. Comunque, bolla me lo terrei al posto di profumino. Mettiamo Hydro Pulsar. Perché bolla può colpire più avversari contemporaneamente. Lo so che è una mossa di merda, però insomma. Meglio sicuramente il profumino. Oh! Oh! Fra? Ma ti dovevi evolvere, Wubat! Ma che cazzo? Aspetta un secondo. Excuse me! Nella guida c'è scritto che Wubat si evolve al 22 in questa Acrom. C'è un problemino di fondo? Devo credere che ci sia un problemino di fondo. Mi sa che c'è un problemino di fondo, ragazzi, perché non si è evoluto. Quindi devo dedurre che, visto che non si è evoluto, con lui funziona il sistema dell'amicizia. Di conseguenza vuol dire che si evolverà alla Buneri. Oh no. Vabbè, io lo vado a depositare nel box, non è che me lo tengo in squadra, eh. Col cazzo mi tengo Wubat in squadra. Ora che so che non si evolve, per me se ne sta nel box e si evolve quando si deve evolvere. Non è che... Avessi Kirlia in questo momento, potrei usare teletrasporto e buttarmi direttamente al centro Pokémon. Però non avrò Kirlia nella squadra, ve lo dico. Né Gardevoir né Gallade, ragazzi. Non voglio nessun dei due, non mi interessano per la mia squadra. Non mi piacciono troppo, anche se non sono brutti Pokémon. Però c'è di meglio, secondo me. E ho dei gusti un po' particolari io, ragazzi, dovete capirlo. Allora. Che abbiamo catturato è qua, ok, perfetto, non abbiamo catturato più nessuno. Wubat, te ne torni a casa tua. E Masquerain sicuramente se ne torna a casa sua perché ha rotto anche troppo coglioni per i miei gusti. Buono, adesso abbiamo due spazi liberi. Io direi di infilarci Snorlax, sicuramente. Perché è Snorlax, quindi sì. E poi c'è un prossimo Pokémon che si deve evolvere? Io direi di no. Senza contare magari chi si evolve al 28, al 27, perché cioè, se no veramente è una cosa assurda. No, comunque non penso che ci sia qualcuno che si sta per evolvere. A meno che quelli della felicità non rompano coglioni. Quindi direi di metterci nella squadra Grimer e Snorlax. Perché? Perché mi garbano. Ok? Va bene? Avete qualcosa in contrario? Avete qualcosa in contrario? E poi sono a livello basso. Sicché devono salire, ragazzi. Devono salire. A proposito. Ordina. Ordina. Perché sappiamo tutti come andrà a finire.
È inutile che ci provo, ragazzi. È inutile che ci provo. Dai, vanno fatti fuori gli allenatori. Li facciamo fuori per bene. Poi quando andrò ad allenarli, sti Pokémon. Oh, io devo avere comunque una squadra forte. Perché non è che questa Acrom sia semplicissima. Però le ultime battaglie sono state abbastanza semplici da quando i Pokémon al 30 overlevellati. Quindi, oh, che ci devo fare? Questa mi ha sfidato. Qui c'è una stradina. Inaina. Che porta una Pokéball. Pokéball. Ok, antiparalisi. Preso. Qua che cosa c'è? Vedo che c'è spazio qui. Niente. Skrelp. Skelp. Cavalluccio marino fangoso venoso. Quello lì. Proprio lui, ragazzi. Morso. Non lo shottare. Per favore. Niente. Ragazzi, io ci provo a catturarli. Però se me li ammazzano, io che ci devo fare? Ecco perché mettevo gli altri Pokémon primi. Poi, qua c'è palesemente qualcosa. Comunque, niente, non c'è nulla. No, non ci credo. Ok, c'è uno strumento nascosto. Un mini fungo, perfetto. Leviamo sto disclaimer incontro altri giocatori. E cerchiamo di levarci dai coglioni. Ninkada. Va bene, lui equivale a due Pokémon. E si evolve tra 5 livelli. Io ti dirò, Morso, non ti sciotto mica, vero? Perché Ninkada ha una buona difesa fisica. Sì. Va bene. Capito l'andazzo. Diciamo che forse Froakie non. Cioè, Froakie. Froakie non è il massimo da utilizzare per catturare Pokémon. Ghastly. Guarda quanto ben di Dio c'è qui. Guarda quanto ben di Dio c'è. Cristo. Quanto ben di Dio c'è qui. Ragazzi, allora facciamo così. Fuga. Ve l'ho detto, i Pokémon li catturiamo in un prossimo episodio. Nel prossimo, bene, li catturiamo nel prossimo. Qua voglio sfidare tutti questi allenatori. Finirli. Tutti, almeno il lato ovest. O est, chiamatelo come vi pare. Ariyama. Porca troia. Questo glielo butta giù. Tipo lotta, mi fa il culo, lo sai, vero? Frogati, mi fa il culo. Togetic sostituisci. Vi prego. Mi fa il culo. Non. Ok, non fa niente. Fantastico. Adesso gli faccio assorbibacio. Rasoio dovrebbe morire. Ma perfetto. Buttavo giù con una semplicità disarmante. Allarbente, ragazzi. Fantastico. Togetic livello 31. Gli altri saliranno di livello, voglio dire. Paras livello 23, si sta quasi per evolvere. Venipede livello 15. Probabilmente si evolverà. Non lo so. Protezione è buona, ma io che cacchio ti fa dimenticare? Perché il ciascuno e il rotolamento sono buoni insieme. Oh, però da qualche parte, ragazzi, bisogna cominciare a levarla la mossa, riccio scudo, il rotolamento. Oh, che vi devo fare? Non è che posso tenerla fino a Watchog. Watchog, di nuovo Togetic mi serve perché. Perché ho lasciato. Non lo so, raga, non lo so. Assorbibacio, YOLO, Gerudenti. Cazzarola, ma che cazzo è Raticate? Tentenna non può agire. No, 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 no! Ok, ma perché adesso sono più veloce? Non l'ho capita questa. Ma. Gerudenti di nuovo. Non mi congelare perché sennò mi incazzo come una iena. Grazie. Assorbibacio di nuovo per riprendere l'energia. E lo riusa lui adesso. Perché? Qual è il nesso? Ci deve essere un nesso perché non c'è verso. Ok, e lui ha preso. Chi manca? Ha un terzo Pokémon. Ho visto bene. O sbaglio? Bene per il livello 16. Snorlax livello 16. E allora, ragazzi, dai, si festeggia. Ninjask. Ninjask. Oddio. È tipo buio? Spero di sì. È coleottero buio, no? Assorbibacio. Sgranocchio. Non dovrebbe farmi male, appunto. E perché cacchio lo usi? Assorbibacio. A posto. Vai. Sta una lotta molto impegnativa, mi congratulo con te, Ninjask. Mi è garbato tantissimo.
Ragazzi, Frogadier livello 32. Io non so più che cosa dirvi. Grimer livello 18. Mimminizza, ok. Rafforzatore, leva subito rafforzatore. Ma che cazzo dovete ne fare? Va bene. Ragazzi, io non so veramente cosa dirvi. È stato un passo più lungo della gamba. Ok, fantastico. Non so veramente cosa dirvi, ragazzi. Siamo diventati fortissimi con Togetic e Frogadier. Sono veramente le ali, le mie ali. Nel senso che sono coloro che mi porteranno alla vittoria. Oh, veleno shock. Ed è una sega, buono. Ma che siete gruel. Ne è valsa la pena di farsi tutta sta strada. Qui voglio vedere un attimo se è un vicolo cieco o cosa. Intanto continuiamo a esplorare la quantità di Pokémon che c'è in questa erba alta, perché è molto interessante, anche se li sciotto tutti, quindi non so che cosa dirvi. Non so nemmeno se è un repellente. Coughing ce l'abbiamo. Oh, un Pokémon che abbiamo. Che bello. Cominciano a sortire fuori i doppioni, ragazzi, eh. Ah, che bello, si sente. Si comincia a sentire che abbiamo tanti Pokémon alla nostra disposizione. Comunque, sembrerebbe che abbiamo finito del tutto questa parte di percorso. A sto punto festeggiamo, prendiamoci un Espur, vai. Per il meme prendiamo Espur, vai. Poi vi dirò tra poco stacchiamo, perché anche oggi in realtà ho fatto un pochino. E lo so che, raga, in realtà in confronto a quello che dobbiamo fare non è niente quello che ho fatto oggi. Però si procede con quel che si può fare. Che vi devo dire, ragazzi? Cosa? Che tipo è Espur? Adesso mi tocca mettere un altro Pokémon, perché non so che cosa gli faccia male. È un tipo psico, no? Allora Paras ce la può fare, dai. Avrà una bella mossa, Paras. Per favore. Almeno lo avveleni anche nel dubbio. Te sei resistente, sei fortissimo. A posto, Espur ha finito. Mega assorbimento. Vai, andiamo con mega assorbimento. Non dovrebbe fargli troppo male. Spero. Dai. Baci piano, bravo. Va bene così, va bene così. A colpetti, intanto c'hai spora. Corpo funesto. Ah, ok, non posso più usare. Va bene. Taglio furia, no, non lo fare, non lo fare. Confonditi, confondimelo, si colpisce da solo. No, niente. Ci ho pensato dopo, ragazzi, mi dispiace, Espur è morto, tempo perso. E a sto giro mi sa che non si festeggerà con lui. Comunque, da questo posto ci leviamo, perché ho finito. Penso, a sto punto, io spererei che l'erba qua a sinistra sia la solita e che si trovino i soliti Pokémon. Detto questo, direi di fare una cosa molto intelligente. Di cominciare ad andare verso sinistra. E di, inoltre, far evolvere Paras. Finiamo con l'evoluzione di Paras, perché almeno, si festeggia, no? A parte, è il percorso 6 questo, non so, No, la lotta è in doppio. Si capisce subito, tu ami davvero i tuoi Pokémon. Una bella lotta ci farà amare ancora di più i nostri Pokémon. Vai, ragazzi, con questa lotta dovrebbe... Sei. Non credo che... Non credo che sia lega... Allora, io non so i tipi dei frufru. Non li so. Non so i tipi. Che cacchio di frufru è? Adesso mi informo, perché non è possibile. Ho due Pokémon, non ne hanno sei, va bene? Allora, Furfou... Scusatemi, se mi informo. Allora, fatemi vedere. I nomi delle acconciature. Ma che se ne frega. Io voglio i tipi. Voglio vedere i tipi che assume con le varie acconciature. Biologia, che ne so. Forma selvatica, forma cuore, forma stella, forma diamante, forma signorina. Che cazzo è sta roba? Aiuto. Dati di gioco. Che cacchio ne so. Raga, qua non c'è scritto niente di utile. Vabbè, fantastico. Andiamo alla cieca. Vai. YOLO. Sono a livello 18. Idropulsar su quello. Anzi, guarda. Magari quello lì a destra è tipo terra. Idropulsar su quello. E te
Hai rasoio su tutte e due. Vai, YOLO. YOLO, idropulsar, vai. Va bene, colpo normale, scintilla, tipo elettro. Va bene, botta in testa. Ok, non capisco il tipo di quello a sinistra, però va bene comunque. Quello elettro ce lo siamo levati, per fortuna, perché effettivamente potrebbe essere un vero problema. E quello a sinistra ha già metà vita. Togetic livello 32, ci regala anche una gioia. E direi che... ok, Venipede livello 17. Tra l'altro non si è evoluto, ho notato. Quando, a che livello si evolve? Davvero al 20 si evolve. Quello è tipo erba palese, comunque. Idropulsar su Furfru, questo qua. E a punto punto era Rasoio su tutte e due. Di nuovo. Vai, buttalo giù, per favore. Mi fa un favore. Ok, buttalo giù. E va benissimo così. Ciao la tosse, ragazzi. Scusatemi, ma non mi è ancora passata. Oh, che video dire? Paras si evolve. Snorlax livello 17. Insidia. Ma ti dirò, 70. Forse l'abbiamazione, dai. Va bene così, insidia, va bene. Ok. Buono, i nostri pomo stanno diventando sempre più forti con questa... ok, botto in testa. Hai rasoio, lo puoi buttare giù, per favore? È un tipo erba. Ok, allora, già tre che l'abbiamo fatti fuori. Non dovrebbe essere un grosso problema sta roba qua. Poi il frufru non mi sono mai garbato troppo, sinceramente. Venipede livello 18, si avvicina al level... Grimer livello 19. Quanto stiamo farmando, ragazzi? Questo che frufru è bellissimo. Quello lì blu è fantastico. Sarà tipo acqua a questo punto. Questo è tipo terra palese. Assorbi bacio su quello acqua. Magari è buio. Cacchio ne so. Vai, buttalo giù. O tipo fuoco magari. A posto, fatto fuori. Va bene così. Fantastico. Botto in testa. Ancora su Togetic. Va bene, ho capito. Assorbi bacio. Buono. Guarda lì quanta vita mi dai. Guarda quanta vita mi dai. Quanta vita mi dai. Ah, ce n'hanno un altro. Ma basta. Ma che... Idropulsar. Tanto sto mi bacio quello là. Lo butto giù. Va bene. Super pozione. Porca. Pure. Ma davvero. Non ci vorrei mai. Io non ho parole. Ok. Un altro giù. Va. A posto. A posto, ragazzi. A posto. A postissimo. 33 frogadie. Guarda quanto stiamo diventando forti. A poco Frogadier diventa Greninja. A parte gli scherzi, raga. Abbattimento, è una sega. Attacco rapido, levano, non fa più niente. Ti prego. Ma perché? Ma perché? Vabbè. 33 anche Togetic, che là. Vabbè, ma che cazzo... Ma di che cosa stiamo parlando? Forza antica! No. Fermo. Sta fermo. Non ho parole, raga. Ma che cazzo... Cosa vi faccio dimenticare? Sbadiglio. Facciamo dimenticare Sbadiglio. Va bene? Non credo serva più. Tanto li ammazziamo tutti, figlioli. Ma che cazzo ce ne frega? Vai, forza anti. Almeno le aumenta anche le statistiche. Venipede 19. A sto punto, veleno coda, se. Ma raga, ma che cazzo è? Togli veleno spina, vai. Ma che cos'è sta roba? Ma che quanto stiamo farmando con questa battaglia? Dio buono. Vai. Togli metà vita e passa. Fagli magari brutto colpo, almeno si festeggia. Che ne so. Ok, fagli morso e fagli aerosoio, che cacchio ne so, vai, buttalo giù. Pure, che tipo era? Boh, non l'ho capito, vabbè. Comunque, tutto ciò, magari Venipede sali, Snorlax è 18, se Venipede sale, Grimer 20, se Venipede saliva però avevamo l'evoluzione probabilmente. Va bene, grazie. Aspetta, cosa? Non me l'aspettavo. Non sapevo se evolvesse al 33. Togetic. Non sapevo se evolvesse al 33 in questa... È vero, Togetic si evolve al 33 in Togekiss. Non ci voglio credere. Fantastico. Etere lama, se, vabbè. Può anche far tentennare l'avversario. Proprio il brutto colpo. Va bene. Etere lama, hai imparato etere lama. Hai imparato etere lama, fratello. Dai. Guardate che bellino che è Togekiss. E questo sarà
Il Pokémon che... Ok, grazie Paras, finalmente. L'abbiamo aspettata con gran trepidazione. Ah, a parte scherzi, ci sono state un po' di evoluzioni, o sbaglio? No, sto sbagliando probabilmente. Stavo nel precedente episodio, vero? Perché l'ho registrato tipo un'ora fa. Quindi fantastico. Abbiamo anche Parasect dalla nostra. Guardate quanto è bellino, anche lui. Proprio una gioia per gli occhi. Fantastico. Parassise, vabbè, ma quante gioie oggi, quante gioie. Però qua è un problema. Che vi facciamo dimenticare, Velen Polvere? Ma sì, come Coleottero Spettro? È Coleottero Spettro, ma che cazzo di figata, ma cos'è sta roba? Non ci voglio. Sto ancora analizzando l'evoluzione più che altro di Togekiss in Togekiss al 33. Tra l'altro, ragazzi, tra tre livelli, io non vorrei dire, ma abbiamo Greninja, eh. Non per farvi mettere. Per mettervi tutto sto hype. Però, insomma. Vabbè, comunque, quei sei frufru sono stati un. Una mano dal cielo, in pratica. Una mano dal cielo. Detto questo, e con queste sorprese fantastiche, io direi che, raga, vi saluto. A sto punto, nel prossimo episodio, continueremo a allenare, cioè allenare, a sfidare quei bastardi che se ne stanno in quel percorso, perché non abbiamo finito. Poi, come ovvio che sia, perché è ovvio, faremo delle catture, perché raga, non posso lasciare tutti i Pokémon che abbiamo lasciato addietro. Quindi c'è da fare un bel po' di catture e poi torneremo ad andare avanti, specialmente verso la seconda palestra. Ora mi viene da ridere ad avere Greninja alla seconda palestra. Sinceramente a me viene da ridere. Viene molto da ridere. Perché, cioè, o abbiamo i Pokémon super overlevellati, perché secondo me è molto possibile. Io non credo che i Pokémon mi ascoltino se superino il 40. Sinceramente. Sicché è veramente un rischio che non so se voglio correre. Quindi magari arriviamo a Greninja e poi depositiamo sia Greninja che Togekiss. Perché a sto punto, veramente, non capisco perché sia così lontana sta cazzo di palestra. Ma, vabbè, comunque. Io per ora vi saluto. È stata una puntata piena di emozioni, specialmente Togekiss, ripeto. Noi ci rivediamo a un prossimo video. Considerate che questo è l'episodio 12-13, non so che cacchio di episodio è. E non abbiamo ancora la seconda medaglia, però abbiamo un Togekiss e un Greninja. Praticamente già fatto. Buona scissi, sì, buona, ci si vede. Alla prossima puntata. Ciao ragazzi.